Let's go! Bentornati ovetti su Super Mario Odyssey! Nello scorso episodio abbiamo completato al 100% il Regno del Mare e in questo episodio siamo nel Regno dei Fornelli per completare anche questo mondo. Ci stiamo avvicinando davvero tanto alla fine di questo let's play. Comunque vi invito come al solito a lasciare un mi piace o un non mi piace e ad iscrivervi al canale. Comunque oggi affronteremo anche dove è il monolito. Eccolo qui. Affronteremo anche Gurmello per fare appunto il rematch. Ed ecco qui le lune. Ce ne sono davvero poche. Ok, quindi vieni qui, mio caro... Ho detto, vieni qui, mio caro fiammotto, e vediamo un po'. A quanto pare c'è un camino proprio a inizio gioco, a inizio livello, a inizio mondo, insomma, quindi... Eccoci qua. Ricordo che è possibile annullare... No! Ok. È possibile annullare la possessione e lasciare il l'apillo in mezzo alla strada. Sì. Oh, gioia. Dunque, vediamo un po' che devo fare. Devo usare ovviamente questi cosi. Il punto è... Come? Ora vediamo un po'. Devo prenderti? Vieni qua. Perfetto. E adesso controlliamo un po'. Posso passare attraverso la grata? Ho il forte sospetto che debba fare alcune cose bizzarre. Quindi tentar non nuoce. Ok. Sparami. E siamo qua sopra. Visto? Visto? L'una ottenuta. Non è sospesa, è no, ok, sì. Perché l'altra volta ho una cosa che ho letto, non era sospesa, ma era sorpresa, ho letto una cosa del genere. Posso prendere questo coso? Grazie, ok. Anzi, non serve, ok. Ah, no, no, siamo sotto! Ah. Fail su fail. Quindi, ripeto quello che ho detto. Sì, ho il massimo delle monete. Avevo. Allora, in pratica... C'era una luna chiamata sospesa tra i grattacieli. Ho letto sorpresa tra i grattacieli. Ok, era nel regno della City. Ok, quindi adesso ignoriamo il tutto e andiamo avanti, stando attenti ovviamente a proseguire. Adesso mi sa che posso portarmi il lapillo. Se faccio così, senza scendere però per quella piattaforma. Quindi spara. E ho fatto bene, perfetto. Ora probabilmente devo portarmi questo coso per tutta la strada, quindi stiamo attenti. Cerchiamo di non cadere. E devo andare qua. È solo questo? Se è solo questo è molto easy. Perfetto, abbiamo già risolto. Ok, luna ciano a me. Tesoro fra la lava e le stelle. In effetti siamo nello spazio. Grazie per avermelo detto, gioco. Allora, a quanto pare ce n'è una qui vicino. È qui, in questo punto. Non è molto complessa da raggiungere. Mi serve solamente questo coso. Vieni qui da me, perfetto. E adesso credo tu sia qui dietro, vero? Esatto, ed è anche abbastanza easy. Sì, basta a quanto pare bruciarsi il sedere e poi fare così. Boom, luna ottenuta. Perché non le posso prendere appena faccio, insomma, il salto dopo la sederata, così? Non lo so, ma che ci posso fare? E c'è un altro cammino laggiù. Ok, adesso sto sì facendo un bel po' di tagli e il video potrebbe venire più corto del solito. Proverò a farne di meno dopo questa luna. Adesso controlliamo. Ehi, un altro passa attraverso la lava. Come faccio? Ah, scende da solo. Ok, perfetto. Ora stiamo attenti che non voglio rifare questo livello, perché già prevedo di cadere dentro la lava e doverlo rifare. O di mancare la luna e doverlo rifare. Ok, qua non c'è niente. Posso, tanto per attivare questi blocchi, per vedere che ci sta qua dentro, tanto per. E c'è cuore, monete, monete. Niente di indispensabile, insomma. Allora, qui cosa c'è? Solo monete? Sono solo monete, va più che bene. Adesso piano piano. E qualcuno l'avrà notato, credo, ma sto indossando tutti quanti i costumi che... Ok. Non ti azzardare.
No, c'ero quasi, c'ero quasi. Ok, devo salire là sopra per prendere la luna segreta sicuramente. Ok, ce l'ho fatta. Esatto. No, c'ero quasi un'altra volta. Peccato. Ok, allora riproviamoci in questo modo. E poi... no. Ok, va bene, va tutto quanto bene. Ho attivato la luna e l'ho presa. Perfetto, grotta vulcanica e nuvole misteriose. Riesco a raggiungere un'altra volta la piattaforma? Direi di sì, pelo pelo. Ok, e anche se mi sono scottato un po', non è niente di troppo grave. Se non che devo, a quanto pare, stare attento qui perché cade tutto quanto dentro il magma. Che non è magma, è lava, perché il magma non ha toccato l'aria, la lava invece sì. Allora, vediamo un po', qui vicino che altro c'è, a parte la corsa dei Koopa, che sbaglierò più e più volte. Non c'è niente, quindi facciamo... ce ne sono un paio qua, quindi andiamo qui nell'altopiano della carne, se non erro. Qui è dove abbiamo preso la carne per Gurmello. Dunque, e c'è subito, in maniera proprio instant, il camino. E questo è l'ultimo camino? Sì, ok. Oh, va più che bene. Devo accendere le... ouch. Devo accendere le torce. Oh, questo è ghiaccio e fuoco insieme. Mia caruccia, posso per caso scottare questi cosi? No, però devo usarli per andare sopra, vero? Sì, quindi vieni qua. Perfetto. E lì c'è la luna segreta. Oh, attenzione però. Ok, risaliamo su. Di grazia. Ok, adesso aspettiamo un attimo la rotation. E poi vai col fuoco. Allora, torcia accesa. Attenzione, attenzione. Vai così. E ora stiamo attenti. Dov'è che devo andare? Devo andare qua sopra. Ah, l'hai accesa tu? Grazie mille, caro. Sei stato di grande aiuto. Attenzione. Oh no. Ok, ok, ok. Accendi, accendi. E ora un altro po' più su. No, ok. E adesso devo raggiungere quella luna da qua, per forza. Quindi, non saltare troppo. E vai. Ho detto... scusi. Fireball! Fireball! L'ho beccata. Perfetto. Ed ecco qui due lune gemelle. La prima, eccola qua. Pam. Braceri sulle piattaforme rotanti. E poi tolgo il fiammo Koopa. A spasso, sulle piattaforme rotanti. Ok, ora ce n'era un'altra qui vicino. E ti prego dimmi che non c'è un piccione. Non voglio trovare un altro piccione in questo regno. Allora, è davanti a noi. Dove sei? Dove sei? È qua. Sarà sotto? È sicuramente sotto. Un attimo solo, eh. Dov'è? Eccola, come ci arrivo? Devo usare uno di quei cosi, e per quei cosi intendo... eccoti qui, caro. Devo fare un giro largo, mi sa. Anzi, no, mi conviene partire da qua. Ed eccoci, arrivati alla luna. Perfetto, sotto l'altopiano bisteccone. Ora, ce n'è un'altra qui vicino, ossia... nei pressi di questa piattaforma qui. Non mi appare nella mappa. Eccolo là. Quindi vuol dire che è qua sopra. Giusto? Sì, esattamente qua sopra. Oppure qui dentro. Siamo già stati qui dentro, credo. E infatti non è qui dentro che dobbiamo andare. È sopra. Quindi c'è una luna nascosta. O forse delle note. Basta che non è un piccione. Ti prego, dimmi che non è un piccione. E sto a posto, come stesso. Scusi, ok. È qui. Ok, facile, facilissima. Da una crepa nella dura terra. Adesso, ce ne sono solo altre tre. Questa è la parte di mezzo. Quindi mi conviene iniziare da questo checkpoint. E poi ci sono le ultime due. Una è la corsa dei Koopa, che sbaglierò davvero tante volte. Questa cosa è assicurata perché non sono in grado di fare questa corsa. L'avete già vista l'altra volta, ricordate? E poi, dov'è che devo andare? Davanti a noi, quindi qua. Poi tornare indietro. Sconfiggere queste piante piranha. E andare... dov'è che devo andare, scusa?
Intanto là l'ho vista, sì, ma non è quello il problema. Il problema è che non avevo cappi. Un attimo, non è questa piattaforma, quindi devo andare là. Forse è più sopra. Ecco, probabilmente è sopra. E ho preso la strada sbagliata, ma non è un problema. Stiamo recuperando, no? E su. Vediamo un po'. Se non sei qui, non so dove tu possa essere, mia cara Luna. Intanto tu vai via. Allora, dov'è che sei? Un attimo, fermi. La dire... ovviamente. Oh! Ah, ok, quindi non è all'inizio, ma è alla fine di tutto. Ok, pensavo fosse da tutt'altra parte, invece è proprio qui. Sopra di noi, ovviamente. Vero? Devi essere qui, altrimenti non so dove tu sia, cara. Cioè, non so dove prenderti. Allora, vieni qui. Ho ragione? Sì. E... eccola qui, si vede. Si vede pure bene. Ok, e... boom! Luna ottenuta prima del... come si chiama? Vicino al cannone per il calderone. Bella rima. Adesso, arrivare là sopra? It's possible. Basta fare così e stare attenti a non stare attenti a non cadere, dicevo. Ora, si può fare da qua? Tentar non nuoce! E non nuoce per niente, perché siamo infatti arrivati qui. Adesso, la corsa recupa. Un solo tentativo e poi si passa a vedere se riesco a farla o no. Perché questa qui, vi ricordo, non l'abbiamo fatta per niente bene. Oh, ovviamente prendo anche la lava io. Allora, sup dude, sono un po' bruciato ma possiamo comunque correre. Sì, lo so, andiamo. Allora, primo tentativo, vediamo un po' se riesco a fare qualcosa di interessante oppure no. E vai così, che bello fare questi salti ed essere primo. Il problema è un altro. Il problema è che non so se riesco a restare primo. Allora, vai con la forchetta e spariamoci sopra. Attenzione, Tonksy Boy. Ok. Alcuni fanno una cosa strana, non so perché questi Koopa facciano questo. E poi... oh no, ok, c'è la forchetta, c'è la forchetta. Perché ho mancato la forchetta? Ah, sì, abbiamo già perso, ovviamente. Però di poco, di poco, di poco. Potrei... infatti potrei anche ancora vincere. Basta fare così. Lasciare. E... su. E siamo arrivati. Ah, perfetto. Abbiamo comunque finito... e siamo comunque arrivati primi. Pensavo di metterci molto più tempo. Forse perché la prima volta abbiamo fatto un percorso diverso. Comunque, ecco qui l'ultima luna del Regno dei Fornelli. Wow, questo video è troppo breve. E non posso unirlo con l'altro. Non posso unirlo per niente con quello di Bowser. Perché altrimenti... non riesco più a coordinarmi, insomma. Potrei, in effetti... vabbè, intanto devo comunque tornare alla Odyssey, andare... ah, è vero, posso fare un'altra cosa. Comunque, tornare alla Odyssey, devo sconfiggere ancora Gurmello, quindi potrei metterci più di 5 minuti e fare il video di 20 minuti circa. Comunque, perché non siamo alla Odyssey? Perché così dovrei riuscire a fare tutto quello che voglio e consegnare tutte le lune in un solo colpo. Quindi, entriamo nel Regno dei Funghi. A dirla tutta, vorrei davvero tanto attivare l'ultimo monolito per avere tutti gli achievement sbloccati, ma non posso, davvero non posso. Qui c'è Gurmello, quindi andiamo subito ad affrontarlo, ma prima il cuore reale. Anche perché Gurmello, ricordo, era complesso, quindi ci sarà una meccanica che ci demolirà completamente la nostra autostima? Probabilmente sì. Scommettete, anzi, non scommettete, scommetto quello che volete che la cosa principale che cambia è la pattern di sputo della lava, insomma. E credo alla fine di dover comprare un sacco di stelle. Non so se il gioco vuole farvi comprare le lune alla fine,
perché non credo di riuscire ad arrivare alle 999 così. Al massimo alle 900. Poi magari si sblocca qualche altra cosa. Comunque, vi ho già detto, dovesse sbloccarsi qualche altro livello, qualche altra cosa, non mi interessa niente. Nell'episodio del Regno di Bowser faccio anche 2 ore, ma finisco tutto quanto in modo da completare l'ultimo livello, ossia il lato tetro della luna, come unico video, ok? Come video a sé stante, l'avete capito, insomma. Adesso, entriamo qua dentro, affrontiamo Gurmello e spero davvero tanto di vincere. Ok, se l'unica cosa diversa è questa, siamo a posto. Basta correre un po' di più e stare attenti al Gurmello. Il problema è quando comincia a fare cose bizzarre, ossia a sparare questi cosi. Perché non puoi sputare lava, ciccio? Sputa lava. Ok, perfetto. Allora, finché fai così va tutto bene. E... no, come? Come? Va bene, risaliamo tutto quanto. E ce l'ho fatta? Perfetto, almeno un colpo gliel'ho dato. Niente male. Queste cose roteanti non mi piacciono per niente. Inoltre, non credo ci siano cuori per recuperare. Eh sì, come no. Stavo per dire, non credo ci siano cuori. E ed ecco lì un cuore. Meglio così, però, è meglio così. Il punto è che ci costringe a stare quasi al centro dell'arena. Provate a distruggere la maggior parte di queste patate e carote possibili, perché altrimenti potreste avere problemi quando scattate. Ok, è un'altra volta questa zigzag. Se è sempre questa la storia. Oh. Ok, va bene. Proprio così. Adesso l'ultimo però è il più complesso, perché già lo sapete, è il... lo sputo strano, ecco. Poi ribadisco, il fatto che Gurmello stia sputando magma, lava, vuol dire che l'intero mare di lava sotto di noi, che non è sotto di noi adesso, perché questo è il regno dei funghi ovviamente, è il suo sputo. Ed è una cosa stranissima e disgustevole. Allora, oh, attenzione. Ok, adesso questo è il problema. Bisogna stare attenti, saltare al momento giusto. Sto concentrando un attimo, quindi se non parlo è per quello. No, ce l'ho quasi. Non riesco a colpirlo. Poi, avete visto? Ero praticamente là sopra, però non mi faceva colpire Gurmello. Ah, perché questi bug? Non sono sicuramente bug, ma è un errore mio. E dai! Ok, l'ho colpito! Hai ottenuto una multiluna! Adesso, sconfitto Gurmello, abbiamo 15 lune. Se devo arrivare a 900 totali, vuol dire che... intanto torno alla Odyssey. Vuol dire che con il regno di Bowser dovrei arrivare a... 899, credo. Intanto consegno e controlliamo tutti insieme. Boom! 859. Il regno dei funghi è praticamente finito. L'unica cosa che ci manca è appunto l'ultimo monolita che si sblocca, già l'abbiamo detto, nel regno di Bowser. Quindi davvero non saprei cosa dirvi. Tutte le altre cose me le segna complete. Il regno della luna è completo? Sì, a quanto pare non devo riaffrontare il boss finale. Tutto completo, tutto con la stella, tranne questi due ovviamente. E quindi credo di aver fatto. Perfetto, quindi nella prossima parte di Super Mario Odyssey andremo nel regno di Bowser per sbloccare le ultime lune rimaste nel gioco.
e non finirlo perché ripeto, ci manca il lato tetro. Già che ci sto, mi cambio anche, già mi metto questo qua, l'armatura da samurai. Perfetto, quindi vi saluto un'altra volta e beh, vi invito come al solito a lasciare un mi piace o un non mi piace e ad iscrivervi al canale. Inoltre vi pregherei di ignorare il fail assurdo che ho fatto 2 giorni fa con i caricamenti dei video. Infatti la parte numero 40, 41 e 42 sono uscite molto più tardi del previsto, verso le 19, 18 e 20 della sera di lunedì, se non sbaglio, per un errore mio. Quindi se non le avete viste vi invito a guardarle, perché abbiamo fatto monoliti là, abbiamo fatto 5 monoliti. Ok, see you next time. This